La storia della mia vita è fatta in questo modo. Sono nato già tanti anni fa. Ho cominciato a appassionarmi della meccanica fin da bambino. Sono arrivato a costruire dei trattori e poi delle motoseghe, fin arrivare ai giorni nostri. Le aziende sono ancora vive, producono, abbiamo aumentato il numero dei dipendenti e questo l'ha fatto perché mi chiamo Salsa Padiglianello. Io sono nato il 23 di novembre del 1926. Basta così. Sono nato solo quella volta lì. La mia gioventù la ricordo, una gioventù che umanamente era meravigliosa, ma i sacrifici erano tanti, perché io sono figlio di agricoltori, di conseguenza si lavorava la terra per mangiare e poco di altro. Per me era qualche cosa di pesante lavorare la terra, ecco perché mi sono dedicato alla meccanica. La meccanica è qualche cosa di vivo, perché trovi un oggetto, lo trasformi, questo oggetto modificato, sistemato dalla meccanica, diventa opera di aiuto all'uomo. Vivevamo in una regione di cui era passata la guerra, era distrutta. In particolar modo che noi avevamo con un occhio particolare Reggiane, perché della meccanica era il cuore pulsante. C'era niente, c'era da adattarsi per far tutto. Alla fine della guerra abbiamo aperto un'officina per riparare gli autocarri. Però il discorso del trattore era qualcosa che avevamo nell'animo. E allora riparavamo le macchine di giorno, di notte cercavamo di mettere insieme qualche trattore che allora si chiamava Carioca. E poi del 50 abbiamo cominciato la produzione veramente di trattori. Siamo arrivati a fare una motosega per il semplice motivo che l'epoca dei trattori era vicino alla fine. Vedendo le motoseghe e vedendo cosa costavano, ho tentato, un atto disperato, di cambiare mestiere, di fare le motoseghe. Però, anziché essere 7 kg come la più grande che c'era, la nostra ne era 14. E poi abbiamo continuato finché nel 1970 abbiamo tornato a costruire la motosega Oleomac. Ho fatto una collezione perché il mio intento era quello di far vedere ai giovani da dove venivamo. La bicicletta era un desiderio che c'aveva, perché a casa mia delle biciclette ne avevamo solo una. Di conseguenza, vedere adesso la possibilità di averne intorno tante, mi torno indietro nel tempo e mi immedesimo se avessi avuto la possibilità di averne tante. Io all'età di 12 anni ho imparato a ballare. Avrei ballato 25 ore al giorno perché in 24 non ci stavo dentro. Dopo, quelli che mi interessava erano vedere i fonografi di Edison, quando l'uomo cominciò a incidere la prima voce. Questa è una bicicletta motore Evans, costruita in America del 1923. Di questa moto già i comandi sono a manopola, dove loro non esistevano. Poi dopo hanno avuto la possibilità di mettere il magnete, che il magnete è quello che dà l'accensione della candela per il funzionamento del motore, ma nel medesimo tempo produce anche la corrente per il fanale. Questo signore che vendeva i giornali chiedevo sempre se mi vendeva questo motorino. Questo mi apostrofò dicendo: ascolta, ti do il motorino, però tu che sei figlio di agricoltore, di tuo che mi tirano due galline faraone. Però una faraona subito e quell'altra dopo. Perché a darne due insieme era un'esposizione monetaria troppo grande. Il pezzo più raro della collezione è uno scooter fatto del 1938, fatto dentro la Fiat. È l'unico esemplare che esiste, un altro non l'ho mai trovato. Se parliamo di innovazione, diciamo una roba, io che sono stato un costruttore di trattori, dico uno dei miei trattori. Il trattore si chiamava Lesa perché era l'iniziale di due soci, Leoni e Salsa Padiglia.
ci abbiamo fatto 12 marce, non 3, perché noi, conoscendo il lavoro della campagna, avevamo capito che la prima marcia di un trattore normale che c'era era troppo veloce, perché lavorando la terra che è pesante ci voleva una velocità che fosse adeguata. Adesso il mondo ci ha dato ragione. La motocicletta più vecchia che ho nella collezione è del 1900, di conseguenza ha 116 anni. È stato costruito in Cecoslovacchia, è un pezzo di cui penso che in Italia sia non il primo o il secondo, che non ci sono più. E funziona con il vapore della benzina, qualche cosa che non si è mai sentito. E questo per me, quando lo guardo, che lo servo, mi viene proprio una soddisfazione immensa pensare cosa aveva fatto l'uomo quella volta. Vabbè, io l'entusiasmo ce l'ho, però mi manca la forza in questo momento. Per quello che una volta facevo in un'ora, adesso non riesco a farlo in un giorno. Ma l'aspirazione di farlo mi è rimasta dentro. Non riesco a smetterla. Ma cosa volete? Però quando sono dentro la mia collezione, che vedo tutta la mia roba e che penso come è stata costruita, la continuo a osservare e guardare, mi sembra di essere in paradiso. Non pensano i giovani che tutto venga dall'alto e tutto si possa avere con una certa facilità. La vita non è fatta così. La vita è fatta di sacrifici e anche di tante soddisfazioni. Però bisogna viverlo.